Un developer review. Ma cos'è sta roba? Raga, allora. Amici. Cioè, è stato annunciato Destiny Rising. Il mobile game di Destiny. E tutti, come si era già preannunciato, come vedete qui ci sono già tutti i social che avevamo già snasato settimane fa. Quindi tutti i play Destiny Rising. Ok. The first closed alpha partirà a novembre. Quindi c'è la registrazione per registrarsi all'alpha, cosa che faremo subito. Il footage che stiamo andando a guardare è un direttamente in-game capture mobile. Ok, amici. Prima di guardare un attimino, però, scusate, lo so, vi sto facendo aspettare, però sono curioso di vedere qui nel sito loro che cazzo hanno messo. First mobile game in Destiny franchise. No, ce lo guardiamo dopo. Ah, ecco, vedi, il disclaimer iniziale sta qua. Destiny Rising è sviluppato e pubblicato da NetEase, raga. Da NetEase. Il gioco, i suoi character, items, eventi, eccetera, eccetera, ovviamente sono di licenza Bungie. Quindi il gioco non è di Bungie. Ok? Questo lo dico per tutti quelli che poi commentano: ah, ma perché non fanno Destiny 3 invece di Destiny Rising? Non l'hanno fatto loro. E sia in terza che in prima persona, regà. Scusate, ce lo guardiamo tutto, poi ce lo riguardiamo. Ma è uguale. Cioè, tipo la trasposizione del gioco. Cioè, stanno pure le abilità curative, raga, ma c'è tutto. Ah! Ah! Ah, però! Hanno messo la falce alla strega. Cos'è sta roba? Impazzisco completamente. Sai cosa sto facendo? No, ma che vuoi tu? Levati, fuffaguro di merda. Wizz Air ti offre basse tariffe. Mi sento male. Non ci sono culi, 4 su 10. Allora, amici, ci sono anche altri 7 minuti da... Aspetta, guardiamoci tutto. Allora, no, aspetta, guardiamoci, riguardiamoci prima questo, scusate, sto a fan casino. Quindi, ragazzi, in questo gioco mobile di Destiny, a quanto pare sembra essere letteralmente tipo... Cioè, è una trasposizione del gioco. Cioè, all'inizio sembra che si possa giocare sia in terza che in prima persona. C'è la torre, ma la torre ha un'altra... Siamo su un'altra linea temporale, regà. Cioè, ci stanno le torri qua, tipo, sembra il Medioevo.
Poi chi è sta gente? Cioè, se quella è il direi che sembra Igora, ma questi chi so? C'è l'Izanagi, oh! C'è l'Izanagi, oh! C'è il fardello, regà. Gira sul 14, ma non lo so. Non lo so. Però c'è la roba del tecnosimbionte, che sarà sicuramente divertente da giocare in in versione mobile. C'è l'evento pubblico della Magliarda sulla luna. E si può giocare in terza, raga. Cioè, sembrerebbe che si può giocare in terza. Lancia granate. E toccherà comprare pad per telefono, raga. Vogliamo crederci che il gioco abbia questa fluidità grafica? Beh, dipenderà tantissimo dal vostro hardware, amici. Certo che se giocate col Nokia, magari anche non sarà così. E poi c'è la strega. Da vuoto, evidente, che gli hanno dato la falce. Noi giochiamo su PC con l'estensione, è vero, anche. Guarda là, raga, guarda là, futum, 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 futum. Però te posso dire che comunque Destiny in terza per guarda la regge, oh. C'è anche il lancia granate gigantesco in stile... non lo so. Sbam, 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 sbam. Ci sono anche dei posti, ci sono anche i 9, guarda qua. Questo è tipo Shadowkeep fatto mobile. Quello è coso, regà. No, non è vero. È sempre una roba dei 9, ma non è quello che pensavo. It is time to embrace your destiny. Closed Alpha starts l'11 novembre, raga. Scusate, il 1 novembre. E poi c'è il developer preview. Vediamo un po' che ci dicono. 大家好, what the fuck? Jacob Chen. Hello, I'm Jacob Chen. Oh. Ci sono due voci. The producer of Destiny Rising here at NetEase Games. Destiny is an outstanding global brand that we respect deeply, and our team is filled with dedicated fans of this incredible franchise. We are constantly amazed by the extensive community it has created, and are honored to have this opportunity to introduce a brand new Destiny experience to you all. Doppiatore è palesemente fatta con la IA, raga. Palesemente. Our team has been tirelessly working to provide you with a great gaming experience. We hope to continuously explore and clash new ideas to bring fresh, exciting content to the game. Without further ado, here's Destiny Rising. Hey everyone, we here at Bungie are so excited. Oh, c'è Tritia Medrano, lead producer di Bungie. That NetEase has invited us to join them as they announce their brand new mobile game set in an alternate Destiny universe. Now, for the past few years,
NetEase has been working hard and it has been our honor to support them in building a high. Quindi riconfermiamo il fatto che sono stati cioè che è NetEase a fare il gioco, loro sono semplicemente stati lì a guardare e a dire va bene o non va bene. Quality and authentic Destiny experience and on a brand new platform. Destiny Rising is a new take on Destiny, set in an alternate universe with its own timeline. Quindi hanno fatto una storia alternativa su un altro universo con la sua timeline. Quindi hanno fatto uno spin-off. But true to the core tenets and identity of Destiny, our partnership team at Bungie has worked to support NetEase in designing Rising to be a game that should be perfect for veterans of the franchise and also appeal to a whole new audience that has yet to experience the world of Destiny. We can't wait for NetEase to show you what they've been working on, and we look forward to playing Destiny Rising right beside all of you. Destiny Rising, raga. È arrivato. Destiny Rising is a brand new free-to-play mobile epic sci-fi RPG shooter game. Questa era una domanda che ci stavamo facendo già da tempo, no? Destiny Rising, quindi la versione mobile, sarà gratuito? Sì, amici. Ergo, come monetizzeranno qui dentro? Ce lo diranno adesso? Sarà Diablo Immortal? Vedremo. It sets in an alternate Destiny timeline. It embarks on an epic adventure rooted in the aftermath of a fateful alien invasion, where humanity struggles to rise from the ashes of destruction. Imagine an unexplored era of Destiny before we had the tower for the emergence of Guardians. Ah! Quindi la storia è prima della torre, prima dei guardiani. For the emergence of Guardians. As huge fans of Destiny ourselves, we are very grateful to Bungie for their amazing support, granting us the creative freedom to develop and nurture our own vision. Guarda là, The Golden Age, The Collapse, The Dark Age, The City Age. We want to capture and depict a specific time where... Ok, già qui è abbastanza è molto più scuffed rispetto a quello che abbiamo visto di là, eh. Qui si vede che è mobile. Specific time where the reins are in the hands of the players to experience, to explore, to define. This is where the stage is set. Oddio, raga, quanto fa strano vedere Destiny così comunque. È proprio strano, raga. Of time and age, what we want you to picture when you think of this post-Dark Age era is epic legends in the making, a fantastical world to explore, and tons of mysteries and opportunities. Quindi, confermiamo il fatto che sia sia in terza che in prima, perché qui si stanno facendo vedere la terza, però nell'altro trailer abbiamo visto che loro sono anche in prima, quindi si potrà switchare da uno all'altro. And of course, ghosts, lightbearers, iron lords, warlords, all the narrative elements you would expect from an age before the last city. Quindi è una roba incentrata prima dell'ultima città, ragazzi. Quindi ci stanno i warlords, gli iron lords, eccetera, eccetera, bla bla bla. It's an age that's never been explored and it's super exciting. With so much room for imagination, it was a huge source of creative inspiration for the team. This is going to be a whole new Destiny experience. We want to focus on characters, people, heroes and legends, because that's the best way to actually express the chaos of this period. Every playable character is a fleshed out person. Ah, ok, quindi ci sono dei personaggi giocabili. Quindi non faremo il nostro guardiano, raga, ma sceglieremo dei personaggi da poter usare. A playable character is a fleshed out person with a depth of personality. They have their own tenets and pursuit. Definitely not your conventional hero type. We want to tell more than just epic adventures, but also these side stories, things that as an adventurer you'd pick up on the streets. Allora, questa è la UI, ragazzi. Questa è la UI. No, però aspetta un attimo. Questa è una UI da PC. Cioè, nel senso, io vedo T, N, O, Alt per la freccina. Si potrà giocare anche su PC. Vabbè che è in pre-alpha, quindi sicuramente loro ci stavano giocando da PC, però...
In the alleys or taverns, things like myths and legends that you'd hear when you just arrive in a new town. We want players to piece together the big picture of this era from each of these tales. This is an era prior to Guardians. The Path of Light is ambiguous and unclear. Ghosts revived people, resurrecting them into lightbearers. Yet there were no guides as to what it meant to embody the role of a lightbearer. Hai capito? Quindi c'erano già questi lightbearers, i portatori di luce, ma ovviamente non si capiva ancora un cazzo, quindi i guardiani non c'erano. È un mobile, ragazzi, è ovvio che abbia la grafica del cazzo. Non potevano mica farla in Unreal Engine 5... Alan Wake style. And behold such power. This is a time before the establishment of the iconic classes of Hunter, Titan, and Warlock. The fun part is that this also means that each Lightbearer in this era has their own unique and independent combat style that players would get to explore and master. Destiny Rising focuses on the individuality of the character. They are unique not only visually, but also provide a brand new ways of combat. Here in Destiny Rising, you will encounter familiar faces. Sì, è palesemente AI comunque, raga. And of course, many new legends to discover. With new combat styles and new threats, of course, comes new gameplay. In Destiny Rising. Guardali là come giocano tutti insieme. Regà, prossimo raid così. Così. Seduti a un tavolo col telefono. Let's go. We inherit the classic modes. Missions, strikes, six player PvE. Oh, oh, aspetta, 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 troppe cose insieme. Troppe cose insieme. We inherit the classic modes. Allora, ci sono missioni, assalti, attività da 6 giocatori. Strikes, six player PvE activities. Some of the most iconic. Sto cercando di guardare. Questi sono i pulsanti, raga. Ovviamente sarà touchscreen. Eliminate the fallen in the loading room. Qua dice. C'è il radar. Destiny franchise. Additionally. Guarda, questo qui per esempio gioco col pad su l'iPad. We introduce new gameplay modes that allow players to fully immerse themselves in this. Ma c'è una balestra. C'è la balestra, raga. Hanno messo la balestra. Destiny Rising. We inherit modes that allow. Additionally, we introduce new gameplay modes that allow players to. Guarda là la balestra. Fully immerse themselves in this unique science fiction fantasy. In short, Destiny Rising is the perfect on-ramp into the Destiny universe. Whether or not the player is familiar with the franchise, the game features a ton of brand new weapons. Weapons from normal dropped all the way up to the exotic tier. Cioè, tra tutte le armi stanno a far vedere questa. Affari sporchi. With an already massive pool of weapons to choose from, we're excited to build on top of that and introduce a whole new weapon rarity class called Mystic. And che bello, ci sarà un grado oltre l'esotico, ragazzi, chiamato Mythic. Tipo le mod rosse su The First Descendant, raga. E ovviamente un new weapon type che presumo sia proprio questa qui, la balestra che abbiamo visto prima. And an entirely new weapon type. Many jewels were lost to the Dark Age, but Destiny Rising will bring them back to light. Sit tight, you'll see them soon enough. So far, all the gameplay footage we've shown in our trailer and this direct video came from actual in-game capture. And although we are still quite early in our development phase, we want you to get hands-on with Destiny Rising as soon as possible. We can't wait to show you all the fun stuff we have planned. To help us reach our goal of creating the best mobile Destiny experience possible, I'm excited to announce that our first closed alpha test kicks off on November 1st in the US and Canada. Ma come US in Canada, oh? Ma scusa.
If you're interested, click the link below to pre-register and sign up for a chance to take part in our first closed alpha test. We are honored and humbled to share our story within a franchise that so many players love. We are dying to know what you think about the game. For more info about our upcoming closed alpha test, come join us in our official Discord and make sure to keep tab. Ma la VPN col telefono. Facciamo con BlueStack, come on our community channel for the latest news. Mannaggia. Comunque ci sono le preregistrazioni, ragazzi. Destiny Rising cioè closed, però aspetta, qui si parla di alfa, cioè alfa vuol dire che poi dopo l'alfa c'è la beta, insomma è ancora un po' lunga. Però ragazzi miei, Destiny Rising, Destiny Mobile è arrivato. È arrivato. La cosa interessante è che l'hanno fatto a personaggi, quindi non è che ci facciamo il nostro guardiano e lo buildiamo come ci pare. Dovremmo prendere uno di loro. Dovremmo prendere uno di loro. Se lo possono tenere, vabbè, a regà. Cioè, dovete abbracciare il cambiamento, amici. Dovete essere meno, cioè, tanto non è manco The Bungie sto gioco. Che cazzo ve frega, mica è roba vostra, cioè. Potete anche non giocarci, assolutamente sì. Io per la curiosità enorme che ho lo provo. Più che altro vediamo se qui hanno intenzione di dirci qualcosa di più sul sito. Unique personality experience top tier sci-fi shooting action in FPP or TPP. Quindi sia first person che third person. Questi sono dei concept art. Questi saranno i personaggi giocabili, che poi ci dovranno introdurre in qualche modo per capire un po' di chi stiamo a parlare. Qui ci sono un po' di armi, c'è l'Huckleberry, poi queste altre boo. Image, video, questi sono i video che abbiamo appena visto. News. Vediamo news che dicono. Allora, ci sono tre news. What is Destiny Rising Dev Preview? Closed Alpha Fuck. Vediamo un po' le fuck. Allora, quando arriva Destiny 2 Rising la Closed Alpha? November 1st. Ok? Dove sarà disponibile giocarlo? USA e Canada. Come si fa a partecipare? Dovete appunto preregistrarvi qui sul sito. Destiny Rising will run on mobile device. Sarà su iOS e Android. Raccomandano uno Snapdragon 845 o nuovo, oppure un iPhone 8. Regà, voglio proprio vedere come gira sto robo sull'iPhone 8. Però ok, va bene. C'è il Discord. C'è il Discord per trovare gente con cui giocare. Discord. Ovviamente ci saranno altri test in futuro. Ovviamente i progressi che faremo nell'alfa non verranno portati avanti. Avrà il supporto per il third party controller, ovviamente. Quindi si potrà giocare col pad se siete, cioè se avete la possibilità di attaccare il pad al telefono. E che contenuti ci saranno all'interno di sta roba qua, di Destiny Rising? Ci sarà una buona parte della campagna principale. Una mappa per tutti i mods. Quindi a quanto pare ci saranno più modalità all'interno della stessa mappa. Quindi il loro focus principale sarà quello in questo test di ottimizzare la PvE experience. E basta. Quindi ovviamente bisognerà calcolare che sarà veramente un early build del gioco.
sarà un early build del gioco. Quindi, amici cari, Destiny Rising è tra noi. Andate, va preregistrato. Dovremmo giocare con la VPN forse per provarlo in America o in Canada. Non lo so. Ditemi un po' voi come vi fa sentire questa cosa. Come vi fa sentire questa cosa, raga? Destiny Rising. Ah!